Il mondo ha bisogno di te. La crisi climatica sta diventando un problema sempre più grande, ma i politici continuano ad ignorarlo e molte persone stanno già soffrendo a causa di questa crisi. L'unico modo è mobilitare più persone possibili per cercare di attuare il cambiamento. Ma come? Oggi siamo qui per spiegarvi la nostra storia e come abbiamo iniziato ad attivarci. Partiamo dal fatto che siamo ragazzi normali. Io mi chiamo Cecilia, ho 18 anni, frequento il liceo scientifico e nel tempo libero suono il clarinetto e tiro di schermo. Io sono Filippo, anch'io faccio il liceo scientifico, ho 17 anni e nel tempo libero vado in montagna e a volte mi piace arrampicare. La prima volta che ho sentito parlare di crisi climatica è stato prima di uno dei grandi scioperi del 2019. Ero a scuola e la mia professoressa di storia era molto presa bene su questo tema. Infatti ci ha accompagnato a questo sciopero, ci ha invitato tutti a venire e lì mi è proprio venuta la scintilla di iniziare a informarmi. Ho visto tantissime persone attive che si battevano per questo tema che io non conoscevo così tanto e mi è venuta proprio voglia di capirlo e attivarmi e cercare di fare il mio. Alcune delle persone che si attivano per un motivo vero, concreto, che li minaccia già adesso, come ad esempio le persone che sono minacciate da alluvioni o incendi, o la cui siccità sta mettendo a rischio la propria possibilità di alimentarsi in modo corretto. Ma cosa puoi fare se non trovi un motivo reale per cui attivarti in questo momento? La prima cosa da chiedersi è perché voglio che la crisi climatica venga affrontata? Non è importante che sia un qualcosa di spettacolare, di meraviglioso, un motivo di quelli che fanno dire tutti wow, lo faccio anch'io per questo motivo. Basta una cosa di semplice. La cosa che ha spinto me, ad attivarmi è stata combattere l'indifferenza dei miei compagni. Quando si parlava di questo tema, tutti dicevano: ma sì, il clima è cambiato, cambierà sempre, le estati sono un pochino più calde, vabbè, vai al mare, che cosa cambia? E invece no, è proprio questo che a me ha spinto ad attivarmi. Non una motivazione concreta, non una motivazione speciale, ma una motivazione che a me personalmente piace e per cui so che continuerò ad attivarmi in questi anni. Se tu invece non hai ancora trovato la tua motivazione, metti in pausa un attimo questo video. Oppure questa sera, prima di andare a dormire, pensaci un attimo. Non devi trovarla subito, ma è molto importante che nel tuo percorso inizierai a trovarla e a scoprirla. Appena la scopri, tienila stretta perché nei momenti più difficili, quando non saprai perché stai combattendo, oppure quando le difficoltà diventeranno molto grandi, ti servirà ad andare avanti. Abbiamo capito che la prima cosa fondamentale da fare è trovare un perché che ci spinga ad agire. La seconda cosa da fare è informarci seriamente su cosa sia la crisi climatica e su cosa sta realmente portando in questo momento. Anche i politici sono informati, infatti hanno firmato gli accordi di Parigi nel 2015, dove si cerca di tenere l'aumento della temperatura in una fascia sicura. Però in realtà non hanno ben capito cosa stavano firmando, infatti gli accordi non sono ancora rispettati. Informarsi è importante ed è il primo passo. La seconda cosa è informarsi per cercare di mettere in pratica le cose che si sanno per trovare e costruire un mondo migliore. Quindi creare una consapevolezza personale ed estenderla anche ai nostri amici. La cosa migliore che si può fare è cercare articoli, libri o film che riguardano la nostra città o che riguardano temi a noi particolarmente cari e diffonderli tra i nostri coetanei. Un'altra cosa è puoi formare un gruppo e cercare di portare un dibattito negli ambienti che frequenti, per esempio nella tua scuola, puoi andare o al pomeriggio a fare un dibattito con i tuoi compagni, oppure puoi chiedere a qualche insegnante di concedere un'ora e fare un dibattito per informare i tuoi coetanei e le persone che ti stanno attorno. Solo tramite l'informazione si può arrivare al vero cambiamento. Ma l'informazione da sola non basta. Non basta che una singola persona si informi sulla crisi climatica e metta in atto tutta una serie di piccole azioni nella propria vita. Occorre che le persone si uniscano e facciano rete. Occorre che tutti siano davvero consapevoli sulla situazione attuale. Una cosa che si può fare è scegliere un pomeriggio, formare un gruppo di persone e andare in una via molto frequentata e mettersi lì con dei cartelli o con dei volantini per spiegare alle persone davvero cos'è la crisi climatica. La cosa più importante è darsi un obiettivo, un piccolo obiettivo che col proprio gruppo di persone si potrà raggiungere e poi puntare a cose sempre più grandi.
Una cosa che a noi di Chieri piace fare è quella di far sentire la tematica della scarsità delle piste ciclabili organizzando dei presidi in bici. Andiamo in bici in tutta la città per far vedere che anche le bici hanno il diritto di andare in strada. Un'altra cosa che si può fare è scrivere ai propri rappresentanti politici, come il sindaco o gli assessori comunali, per cercare di fargli fare quello che in loro potere fare per risolvere la crisi climatica, come per esempio presentare un piano, oppure semplicemente informarli, perché magari loro non sanno neanche cosa sia la crisi climatica e quindi è molto importante che ne vengano a conoscenza. In conclusione, quello che vogliamo dirvi è che non siete soli. Se una persona inizia a informarsi sulla crisi climatica, potrebbe pensare che è un problema troppo grande per essere superato. Ed è così se una persona prova ad affrontarlo da solo. Ma se ci uniamo insieme, siamo inarrestabili, siamo una marea. Quindi il nostro consiglio è quello di unirvi ad altre persone, scoprire con loro nuovi ambiti in cui la crisi climatica può essere sconfitta e non lasciarsi abbattere dalle difficoltà. Vedere così tante persone che si mobilitano ti fa pensare che il cambiamento sta arrivando. Una cosa che potete fare è entrare in una rete come queste Fridays for Future, una rete globale, comprensa da tutto il mondo. È una rete che vi può portare aiuti, scambiarsi idee, conoscere persone. In questo modo creiamo il cambiamento che è necessario. Il futuro ci appartiene, solo se saremo in grado di far sentire la nostra voce potremo avere quello che davvero ci merita. Ci rivediamo.